Per esempio, scusa, andate e ritorno in Sud America costa 360.000 lire, 16 giorni di navigazione, tutto spesato. E lì ti incontri magari un allevatore, un ingegnere, un ministro, quello che vuoi. Impieghi una cifra e guarda i soldi che puoi guadagnare. Quanto è bello qui, meglio di Fregene. Te può pure venire mal de mare. Io l'ultima volta che ho fatto Napoli-Genova, ti dico che investimento. Ti ho fatto vedere l'ultima serie. Ma che te ne fai? Ce ne avrai 6.000. Con queste sono 180. Sono ritoccata assai queste le figure. No, è proprio a posizione che ti è surnaturale, scusa. Ma come ti organizzi? A chi le dai? E me le metti in giro, no? Vanno da sole. La fotografia è un veicolo d'orgasmo, chi la vede devo conoscere. Delia? Che ora abbiamo fatta? 20 minuti! Basta che manerisca il viso, poi sto a posto. A voglia prima che te via, c'hai l'occhio chiaro. Ma va. Che se credono che io fa pro il sole preso così a quelle? Perché? È un sistema americano. Apposta muoiono tutti i giovani. Senti un po', che se può regalare una pupa che fa a cresima? Un braccialettino, una catenina o un oggetto personale? Ancora non vi sono venute le piaghe a voi? A noi no. Mamma mia, che state telefonate a casa mia. Gira? Sì? T'ho fatto fare il cambio dell'olio, eh? Hai telefonato a quello? No, non ci ho avuto tempo. Ecco, lo sapevo, manco per te, sai pensare. Dai, muoviti, telefona. Beh, dammi il numero, va. 23 31 56. 23 31 56. Ah, se quello non c'è sta, poi. Allo? Marcello Natali. Uè. 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 Au revoir. Scusatemi se ho parlato francese. Che ti ha detto? Boh, non ho capito. Au, scusatemi, ma devo andare da mamma. Ciao. Com'è che parla francese questo? L'ha imparato. È intelligente. Sì, sì, era solo per l'intelligenza, pure cinese parlavo. Io vado, vi saluto. Ciao, ciao Dario. Beh, si è fatto tardi. Mi devo andare a provare il macramè che mi sono comprata l'altro giorno. Che te lo fai, chez monsieur? No, me lo so fatto da ieri. Beh, qui sotto girano un film. Io vado a vedere perché mi piace. Voi che fate, ci venite? No, noi stiamo ancora 3 minuti a piacere il sole. Coincidenza, 3 magnifiche ragazze americane che suonano qui sotto come angeli e ora vengono su a suonare per te, eh? Che apparizione. Dai mamma, tanto non mi frega, hai tutto organizzato. Quando avevo 15 anni ero sempre così depressa, proprio come te. Senti una cosa, ti racconto un piccolo segreto della mia vita. Sai che ho fatto una volta? Mi sono chiusa dentro il bagno e ho tentato di suicidarmi. Mamma, questa musica mi fa venire voglia di piangere. Mamma. Venite! Mamma. Venite! Ragazze! Ragazze! Avete sbagliato posto! Venite! Santa, noi credevamo nelle cose. Su, Giulia, vai. No, non mi va, lasciami pace. Ma perché? Che palla! No, no, fermati su, lasciami. No. Oh. A 15 anni anch'io odiavo il sole e adoravo le tenebre. Oddio. E i miei genitori si illudevano di capirmi, poverini. Oh. Oddio, che sete. La odio, vorrei uccidere. Ma dai, perché? È divertente, è un personaggio. Cos'è questa roba? È un frisbee italiano. Ehi, guarda Julian che balla con tua madre. Oddio,
fa di male? La verità è che tu te ne vergogni. Io mi vergogno, ma non dire stronzate, piantala. Avanti, andiamo via. Ehi! Mi piace tenerti il braccio. Tua madre. Tua madre. Senti che t'ho pensato, è quasi l'una. Tu dove mangi? A casa. Uscendo dal bagno ho dato una smicciata al frigorifero, c'hai due uova e un limone. Invece mangiamo un boccone insieme e poi ti riaccompagno. Eh? Qui vicino a San Pietro c'è una trattoria, il padrone è dei nostri, uno in gamba se mangia bene. Eh? No. Va? Sì, no, non è che non mi va, ma... Allora lasciati servire. Aspetta un po', qua andiamo a tre cilindri, mi pare. E qua non si fuma. La città come Roma paralizzata, roba da pazzi. Che scusa gli posso trovare? Ma perché dovrei andare a colazione con lui? Chi lo conosce? Non c'è nessun motivo. Oh, a coso, se non ti sta bene, dillo, eh? No, no, sì, come non mi sta bene, come no? Beh, però pago io, facciamo eh? Alla romana. Vedrai, è un po' caro, ma si mangia veramente bene. Avete chiuso? Non c'è manca. Perché? Pure noi siamo lì a fare vacanza un giorno, che vi credete? A quale diritto? Al diritto dei mortacci tua e di tuo nonno. Sto bidone. Beh, peggio per lei, ha perso un cliente. Io qua non ci vengo non più fa davvero. Niente, guardi, mi riporti indietro. Ah no, andiamo da Ernestino al 13° chilometro. È lontano, io scendo. Ma che è lontano? 4 minuti di macchina, scommetti. Ecco i due Fernet Branca per il tavolo 6. Buonasera, signora. Buonasera. Buonasera, signora. Buonasera. Per favore, c'è il commissario Tosi. Sì, laggiù, all'ultimo tavolo. Salute. C'è Paolo. Volemi. Ma è necessario portare via di qui, Anna.
Non vuole dirmi che è ancora in pericolo? Cosa è successo? Ho in mano documenti che scottano. Non dobbiamo perdere neanche un minuto. Trovo una scusa, ma portala via. E poi raggiungimi, io ti aspetto al garage. Sì, ma dimmi almeno di cosa si tratta. Ti dico un nome. Vieri. Ti basta? Basta. Fatti là.